Non ne potevo più. Di tutta quella massa di lardo che era cresciuta col tempo attorno alla mia voce. Che la mia voce dovesse uscire da quella botte di grasso in forma di donna. Volevo sbarazzarmi di quel fardello perché rimanesse solo la voce, la mia voce. Si vedesse e si sentisse solo quella mentre spalancavo nei palcoscenici dei più importanti teatri del mondo la mia grande ciabatta greca incendiata dal rossetto sotto gli occhi sfavillanti e bistrati quasi fuori dalla testa nello sforzo e nell'ebbrezza del canto. Voi là, al buio, nelle grandi sale di velluto e d'oro, come altre creature ammaliate e impietrite, di fronte al canto inventato dell'usignolo su un ramo, negli anfratti della terra, dell'aria. È preso. Oh. Io lo so, io so cosa prova quel corpicino di piume dell'usignolo che si espande attraverso il canto. Cosa può provare la lodola in un campo di grano mentre lancia il suo richiamo sessuale come io? Lo lancio a voi, anche se so che nessuno di voi mi sente. Mi sentirà e comincerà anche lui a cantare verso di me. Si solleverà dalla poltrona di velluto e volerà fino a me, venendo fuori dal nero profondo della sala. Qualcuno di cui ignoravo fino a un momento prima l'esistenza, come la lodola non conosce fino a un secondo prima il suo compagno, che comincia a liberare per lei, solo per lei, il suo canto inventato da qualche punto della terra, dell'aria. E so anche cosa possano provare l'acqua e il falco quando fanno sentire la loro voce dagli strati più alti e concavi dello spazio o l'oscura civetta. L'acqua attratta nel fogliame buio di notte quando escono dal mio corpo quei suoni rauchi, gutturali, terribili. O la mia voce si fissa su quelle stridente come disperato frenire delle cicale sul metallo rovente dei prati appena falciati. Così un giorno ho fatto quello che dovevo fare. Il mio medico dietista è arrivato con quella cosa. Ne avevamo già parlato, l'ho dovuto forzare. Ma io sono una che non si ferma di fronte a niente. È stato un pasto come un altro, una cosa da nulla, ve lo assicuro. Ho chiuso gli occhi, ho mangiato, nient'altro. Poi si è trattato solo di ascoltare ogni piccolo cambiamento dentro al mio corpo. Ascoltavo, ascoltavo, come la madre ascolta con esaltazione e con ansia i movimenti di un corpicino inventato all'interno della sua pancia. Non mi ha fatto aspettare molto. Accidenti, mi sono detta quando l'ho sentito per la prima volta. Ah già, Tequito,
Non la tirerò per le lunghe, questo qui. Si vede che ha trovato terreno fertile. Poi si è trattato solo di ascoltare la sua crescita impetuosa, veloce. Si ingozzava di me. Lo sentivo muoversi. Come stavo diventando lungo, pensavo divertita e atterrita. Come stavo diventando grosso. Riuscirà il mio corpo a contenerlo tutto? Per questo viene comunemente chiamato verme solitario. Io facevo fatica a dormire, a mangiare, ma intanto dicevo mentalmente al mio ospite: mangia!